appuntamento particolarmente atteso, quello di questo sabato, con la rubrica dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Dottor Costantino Sessa, ben ritrovato. Grazie. Nei nostri studi. Parliamo di quello che è un momento confusionario. I cittadini ci stanno capendo poco, ma credo che anche qualche amministratore, insomma, sia in grande difficoltà in questo momento. Si parla di IUC, la nuova tassa che dovrebbe comprendere un po' tutte le tasse precedenti. Si parla ancora di TASI. Non c'è ancora la determinazione da parte dei comuni di queste tariffe. Io credo che con lei oggi possiamo veramente fare un po' di chiarezza. Cominciamo dal IUC per arrivare poi alla TASI. Sicuramente, la IUC è una delle novità di questa legge di stabilità, la 147 del 27/12/2013. Si compone di tre tributi, si compone dell'IMU che già introdotta dalla precedente legge di stabilità che da sperimentale diventa definitiva, si compone della tassa servizi, questa tassa servizi che sostituisce l'addizionale erariale sulla TARES e da ultimo della TARI, tassa rifiuti, che ha sostituito la TARES. In effetti sì, stiamo vivendo noi funzionari e amministratori degli enti locali una stagione sicuramente non facile, una stagione sicuramente non semplice. Insomma, sì, c'è una stratificazione normativa in questo periodo che detta anche un minimo scombussola, detta anche un minimo, ci getta un poco anche in confusione. Sicuramente questa confusione ha fatto in modo che tanti comuni allo stato attuale non hanno ancora deliberato il bilancio. In verità il fatto di non aver deliberato il bilancio dipende anche un poco dallo Stato, perché non ha ancora stabilito i trasferimenti statali e quindi c'è stata addirittura anche una proroga al 31 luglio. C'è una sorta di concatenazione. C'è una sorta purtroppo di concatenazione in tutto questo, perché i comuni non riescono ancora a disegnare l'assetto delle entrate e quindi delle uscite. Il DL16, da ultimo 2014, ha anche ridisegnato i termini del pagamento di questi tre tributi, uniformando le scadenze e stabilendo che la data era 16 giugno e 16 dicembre. E in verità ha anche precisato, però in un modo non cristallino, che per quanto riguarda la TASI, la tassa sui servizi, oggetto di grosso dibattito, discussioni di questi giorni, in effetti anche stabilito che riguarda, perché poi noi sappiamo che la TASI colpisce l'immobile in quanto diciamo legato al possesso o alla detenzione da parte del contribuente. Quindi la norma che cosa aveva stabilito? Aveva stabilito che i comuni, in effetti, che avevano deliberato per quanto riguarda i detentori, limitatamente a chi aveva la detenzione, deliberato le aliquote del 31 maggio, si poteva applicare già da giugno. Per quanto invece, ecco perché in un modo non cristallino, per quanto riguarda invece il possessore dell'abitazione principale, la norma ha precisato per gli enti che hanno inviato la delibera al Ministero entro il 31 maggio, o meglio entro il 23, però pubblicata poi dal Ministero entro il 31. Quindi in soldoni, gli utenti che insomma potrebbero capirci poco, come si devono muovere in questo caso? Che consigli possiamo dare agli utenti? In effetti i comuni che hanno deliberato insomma, sono appena 2000 e rotti, quindi stiamo aspettando questa pubblicazione da parte del Ministero. Quindi i cittadini che vedranno le delibere dei propri comuni pubblicate in questo elenco generale che darà il Ministero entro il 31 maggio, saranno già obbligati entro giugno a pagare la TASI, quindi 16 giugno. I comuni invece che non vedranno pubblicate le proprie delibere, in quanto non le hanno deliberato, oppure avendolo deliberato le hanno inviato con ritardo, in effetti ci sarà una proroga. C'è stato un comunicato da parte del MEF in questi giorni, in verità il 19 di maggio, che ha detto
ai comuni che la scadenza per chi non ha deliberato, cercando di contemperare un po' tutti gli interessi anche su spinta dell'ANCI, ha spostato la scadenza da giugno a settembre. Ecco, la polemica, mi scusi se la interrompo, poi concludiamo questa Prego. Pagina che comunque insomma deve cercare di dare qualche aiuto. Il Ministero dell'Economia e della Finanza credo che stia anche attendendo un pochino altri risvolti politici prima di dare degli indirizzi ben determinati. In questo caso per l'utente, per i comuni, è plausibile il fatto che stiano fermi ad attendere anche loro le decisioni governative, oppure chi si è portato avanti potrebbe avere un riscontro maggiore e positivo rispetto agli altri? Ecco, il ritardo che cosa comporta rispetto all'anticipazione della delibera? Esatto, oggi i ritardi insomma, che comportano per l'ente e che comportano per il cittadino. Per l'ente sicuramente che sta vivendo, come dicevo prima, una stagione difficile, significa in effetti una riduzione della propria cassa e quindi un ricorso continuo ad anticipazione di tesoreria, quindi a rivolgersi necessariamente agli istituti di credito per farsi finanziare le proprie spese. Per il cittadino sicuramente potrebbe essere un vantaggio, considerato che a giugno comunque ci sarà l'IMU, ci sarà la dichiarazione dei redditi e altre cose. Quindi spostare la scadenza a settembre, ma già si sta discutendo di ottobre, infatti questo decreto che dovrebbe uscire sull'IRPEF, in effetti dei prossimi giorni, sicuramente stabilirà una proroga al 16 ottobre per quanto riguarda la TASI. Insomma, non voglio essere cattivo, ma un'altra spada di Damocle sui cittadini entro ottobre. Ma poi speriamo di no. Già si sta discutendo, perché poi avremo la scadenza del 16 ottobre e quella di dicembre riguardo poi diciamo la TASI, che poi viene ad essere anche ad accumularsi con l'IMU e poi con tante altre cose. E poi arriverà la IUC. Io ringrazio il dottore Costantino Sessa, Ordine dei Dottori Commercialisti. Ci vediamo per i prossimi appuntamenti. Grazie.